Le breaking news di Teletruria. Questa mattina in prefettura d'Arezzo si è svolto un vertice sull'immigrazione. Il prefetto ha convocato sindaci e terzo settore. Da inizio anno gli arrivi sono aumentati in tutta Italia del 150%. Sono previsti nuovi arrivi anche in quest'estate. L'obiettivo di stamani era quello di coordinarsi al meglio per l'accoglienza, anche con una nuova manifestazione di interesse per l'apertura dei CAS. Non solo immigrazione, vi portiamo ora a Pistrino, dove è arrivato in questi giorni l'ex CT del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi, ospite di un nuovo appuntamento della rassegna Il Calcio Racconta. Arrigo Sacchi è stato accompagnato dal sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, è stato ricevuto in comune a Citerna e poi ha incontrato il pubblico appunto a Pistrino, dove ha ripercorso tutta la sua brillante carriera. Adesso vi portiamo invece a San Giovanni Valdarno per parlare di arte, perché sono state ricollocate le ruote dell'artista volterrano Mauro Staccioli, le ruote che negli anni 90 erano state collocate nel centralissimo Corso Italia, ora si trovano invece nell'area nord della città, secondo un progetto appunto di ricollocamento curato nel 2011 proprio da Mauro Staccioli, opere d'arte contemporanea. Era presente anche la figlia dell'artista alla inaugurazione della nuova ricollocazione. E con le ruote di Mauro Staccioli terminano le nostre breaking news. Per approfondire queste ed altre notizie, www.teletruria.it.